Folta partecipazione di pubblico ieri sera durante il saggio di fine anno della Scuola Civica di Musica Catano Ortisi, l'evento, che si è svolto nel cortile dell'Educatorio Regina Margherita di Gela, è stato promosso dall'Associazione Culturale Musicale Francesco Renda e dall'Istituto Musicale Bellini di Caltanissetta. Per il primo anno la nostra scuola è come se avesse fatto in un certo senso un ritorno al passato, quando nel vecchio liceo musicale di Gela, quindi nel 1911, con il podestà Navarra, quando praticamente è stato istituito all'epoca il liceo musicale, i docenti e la maggior parte erano di gela. Questa nostra iniziativa, questo nostro primo anno di scuola di, di musica, vede la partecipazione di tutte le professionalità presenti nel territorio, nella speranza che poi il tutto, con il passare del tempo, venga anche riconosciuto possibilmente anche dalle istituzioni. E per far avvicinare i giovani alla musica, cosa bisogna fare? Che è essenziale. E intanto riconoscere tutte le potenzialità del territorio. Gela ha delle grandi potenzialità che non vengono purtroppo sfruttate perché tutto quello che nasce e non riesce a trovare continuità. Questa è la base, eh, questo è il problema essenziale della nostra città perché i giovani hanno bisogno veramente di vedere la continuità dei progetti culturali della nostra città. Solo così hanno la possibilità di visionare, di attenzionare queste, queste iniziative per poi potersi avvicinare. Lezioni concerto. La presenza delle istituzioni all'interno delle scuole medie è fondamentale per poter avvicinare i nostri giovani gelesi talentuosi nel mondo della musica. L'iniziativa di ieri è stata anche l'occasione per rivalutare il cortile dell'educatorio che anche in futuro potrebbe ospitare altre iniziative culturali. Grazie comunque all'ospitalità sia dell'amministrazione comunale che soprattutto alla volontà dell'architetto Morana che ci ha ospitato qui abbiamo avuto la possibilità quindi di effettuare. I nostri, I nostri saggi di fine anno e, e grazie quindi anche alla partecipazione dei docenti in questo meraviglioso posto che finalmente viene anche eh, sfruttato dalle associazioni per poter svolgere le attività per il bene della nostra cittadinanza.